Tanto buonasera, buonasera. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla proiezione e inaugurazione della video esposizione del Premio Internazionale Catalano. Arrivato alla quarta edizione, grazie all'instancabile impegno di Nelly Costa, ideatrice del premio e curatrice della video esposizione con 54 opere selezionate fra tutte quelle che hanno partecipato a questa edizione e tutte, bisogna che siano ringraziate perché hanno contribuito al graduale maggiore prestigio del premio che quest'anno viene ospitato nelle sale del piccolo museo di arte contemporanea nella Galleria. Introdurre una nuova realtà culturale porta a pensare che tutti i musei hanno lo stesso obiettivo, quello di divulgare l'arte, però ciascuno di essi si distingue per le premesse, le modalità e per l'impronta che si vuole dare. E sicuramente il piccolo museo di arte contemporanea di Spazio Matos nasce sì con lo stesso obiettivo di tutti gli altri, però le premesse sono diverse, gli strumenti anche. Perché l'impronta che si vuole dare è quella di divulgare l'arte, però abbracciando l'arte che proviene dalle più svariate culture, cioè abbracciando gli artisti oltre lo stretto di Messina. E non a caso, se si volesse scegliere un'immagine del piccolo museo, io sceglierei non casualmente proprio la Chiesa Catalana, perché è un museo a cielo aperto, ormai da secoli, dove c'è la mescolanza di stili diversi, l'arabo, il bizantino, e culture diverse. E il premio Catalani, così come il museo, vuole fare proprio questo, mescolare stili diversi, di culture diverse, di artisti provenienti da ambiti diversi, con strumenti diversi, perché si vuole anticipare l'arte con conferenze, con approfondimenti, con eventi culturali che portino al centro non solo artisti storicizzati, in dialogo con artisti emergenti, in un gioco tra presente ma soprattutto passato che porta ad essere la tradizione, ma in dialogo con l'innovazione, quindi realtà aumentate, in un linguaggio che possa essere subito, fruibile, immediato e allo stesso tempo contemporaneo, così come l'arte, che proviene dal passato ma si volge al futuro. E il Premio Catalani non è altro che uno di questi strumenti che si inserisce anche in progetti didattici aperti alle scuole, dove si vuole sicuramente sempre divulgare l'arte, ma soprattutto curare l'aspetto critico, far emergere l'aspetto critico in maniera tale che i giovani possano non essere costretti a quello che fa trend, a quello che si trova sui social, ma imparare a valutare e a valorizzare l'arte così come davvero è, in base a criteri oggettivi, senza tralasciare le proprie inclinazioni. Questo sarà il progetto del museo, che è già iniziato da qualche mese. Ci sono anche realtà aumentate, con mostre multimediali, quindi ci saranno anche dei percorsi per i ragazzi, per avvicinare i ragazzi alla realtà dei musei e dell'arte. In maniera tale che sia una realtà dinamica. Sì. Quindi andiamo al Premio Catalani. Sì, parlo io. Io intanto devo dire che sono veramente molto contenta dei risultati di questo premio, perché abbiamo iniziato timidamente con una ventina di artisti e quest'anno ci siamo fermati a 54, ma potevamo andare anche oltre. Quindi sono molto contenta dei risultati e quindi questo ci porta a impegnarci di più e a fare sempre meglio. E stiamo prendendo accordi con altri imprenditori, con le amministrazioni, perché abbiamo avuto un incontro anche con le amministrazioni. E quindi il Premio Catalani sarà sempre un evento molto più grande.
che quest'anno abbiamo 54 artisti divisi in sculture, figurativo, astratto e arte digitale. Molti artisti fanno parte qui del piccolo museo, molti artisti sono qui presenti questa sera, e quindi che dire, avete visto le opere, devo dire che ce ne sono di molto belle. La giuria ha lavorato in una maniera che io ci tengo a spiegare come ha lavorato la giuria tecnica, per dire come sono stati loro asettici. Non conoscevano il nome degli artisti perché hanno lavorato sulla base di numeri, quindi non sapevano chi stavano votando. Quindi la giuria tecnica è formata da questi signori. Prego, accomodate. La dici tu o sì. Allora, della professoressa Flavia Tricomi, docente di estetica all'Università di Messina, dalla dottoressa Cristina Provenzano, giornalista, dall'architetto professore Umberto Savarese, docente all'Accademia, dell'Accademia Mediterranea, e dalla dottoressa Annalisa Giordano, curatore dell'Accademia. Qua presenti ci sono la dottoressa Cristina Provenzano e l'architetto Savarese. Se volete avvicinarvi, così con il vostro aiuto spieghiamo come abbiamo lavorato per scegliere le opere che hanno vinto. Quindi è stata studiata una scheda di votazione dove i giurati davano un voto da 1 a 6 a ogni opera che avevano scelto. Lo potete dire anche voi come avete operato. Quindi loro ancora non sanno il nome degli artisti che hanno vinto, sanno soltanto i numeri. Questa è stata, devo dire, effettivamente la procedura mi è piaciuta parecchio, anche perché isolato dal fatto di abbinare il nominativo e quindi sensibilizzare eventualmente eventuali direttive che potevano un po', diciamo... Devo dire un'altra cosa, noi la giuria del Premio Catalani cambia ogni anno. L'anno scorso avevamo il professore Massimo Di Bella, la dottoressa Dominga Carruba, quest'anno abbiamo avuto la presenza di altre due persone nuove con la Giordano, che conosceremo molto presto perché verrà qui in galleria. Quindi grazie per il vostro contributo. Grazie a voi. Ora, grazie a voi. Allora, quindi passiamo ai recitori. Aspetta, quindi io lo fai fermare. Il primo premio va a Léo Dubois di Parigi e ha vinto per la scultura e vince una personale nel 2025. Questo artista sicuramente verrà a settembre a trovarci e per conoscere la galleria e quindi programmare la personale che dovrà fare nel 2025. Poi andiamo avanti. Thank you.
che le potete vedere meglio. Ecco, questo invece vince per il figurativo ed è José Miranda e viene dal Portogallo e vince una pagina sul catalogo di arte contemporanea che andremo a fare nel 2025. Il catalogo di arte contemporanea si compone di due pagine, una con un'opera o due opere, e poi ci sarà la recensione sia in italiano che in inglese. E questo è il secondo. Canto, sarà nella costa. All'estero nel 2025. Questa è invece un'opera di arte digitale. Invece un'opera di arte digitale di Antonietta Russo, che è un'artista di Belpasto. Doveva venire questa sera, però non si vede. Quindi, come vedete, la votazione si è spalmata su quasi tutti gli stili, perché abbiamo premiato la scultura, il figurativo, l'astratto e l'arte digitale. Quindi ora, Léo Dujois lo premiamo, diciamo, in maniera formale. No, quindi dov'è? Umberto, puoi venire? Fai le foto tu. Quindi virtualmente noi premiamo Léo Dujois. Au revoir. Léo Dujois, poi Cristina. Cristina Provenzano invece premia José Miranda. José Miranda. Nella costa, Massimo, voglio dire. Con piacere. Cheese. Grazie. Antonietta Russo, Dominga la Serena. Non si ferma qua, perché abbiamo coinvolto anche i sostenitori, sì, anche i sostenitori, alcune delle opere, sì. Se vuoi dire chi sono, sì. Sono centrali, sì. Sì. Allora, i sostenitori sono AMBOT, Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori, APAT, l'Associazione Paesaggio, Ambiente e Territorio. Qui abbiamo il presidente, che è mio marito, è il presidente dell'APAT. AMA, Associazione Messina Apicoltori, e lei è... la rappresento io, poi la ditta Panassidi, l'Essecar, Agriturismo La Mendolara, CIE Immobiliare e Litografia Cooperativa Spignolo. Ma ce ne sono altre che sono interessate, dovrebbero entrare nel panel. Ora noi diciamo che
alcuni artisti sono stati segnalati dalle associazioni e dagli imprenditori. Quindi ora io dirò il nome, chi è presente si avvicina qua così consegniamo loro e vincono una video esposizione nel 2025. Poi sì, i termini, le modalità della video esposizione si stabiliranno quando si farà il bando. Quindi vince, fra i vincitori c'è Augusto Arrotta, e non c'è Augusto. Poi c'è Maria Barisani, Bas Pascal, Marilu Caminiti, Milena Emma Caracciolo, Albino Caramazza, Carmen Casale, mi pare che c'è Carmen, sì, Carmen Casale, Giuseppe Fulco, Maria Imperrera, Lorella Lauricella, Arianna Lorenzin, Tatiana Loalpi, non c'è, c'è Anna, Annalita Mattei, Giuseppina Montopoli, Katie Olivieri, Carmelina Parello, Anna Stampa, Marietta Smirte, non c'è, e Claudia Cipriciano c'è. Tutti gli artisti, perché sono stati tanti chiedono del piccolo museo, chiedono della nostra programmazione. Io sono molto contenta di questo, solo lo spazio è quello che è, quindi a un certo punto ci dobbiamo fermare. Un altro anno speriamo di poterlo fare in una, diciamo, in un'altra location molto più grande, così magari e cerchiamo di coinvolgere anche le scuole. Il progetto c'è, quindi ci dobbiamo lavorare, abbiamo un anno di tempo. Poi voglio ringraziare Domenico perché ha curato l'ufficio stampa e devo dire che non potevamo sperare di meglio, ecco, diciamo che è stata molto brava e siamo. E quello che voglio dire io del premio Catalani agli artisti, il premio Catalani è un'occasione per farsi vedere, perché è un momento perché c'è tanta visibilità per il premio Catalani. Ora noi cureremo tutte le fasi dopo del premio, quello di farlo girare, di farlo vedere, di mandarlo ad altre realtà, e quindi più gira e più le persone lo conoscono. Cercheremo di coinvolgere, ve l'ho detto già, le amministrazioni lo sanno questa cosa, quindi un altro anno ci saranno anche le amministrazioni coinvolte.
Poi io voglio ringraziare tutti i presidenti delle associazioni, Carmelo, mio marito, il presidente dell'Angolt che viene ogni anno a trovarci nel mese di gennaio, perché noi facciamo una donazione all'Angolt ogni anno. Poi l'Ava, che è per questa cosa ci tengo, perché si occupa di debellare la, diciamo, l'estinzione delle api, l'insensibilità per l'ambiente. E quindi chi è interessato, perché loro come associazione fanno anche un vino tipico locale che viene estratto proprio dal miele. Sì. E quindi chi è interessato vi fate dare il bigliettino. Può essere anche una buona idea per un regalo, per una cosa. E niente, io vi ringrazio per essere venuti. Ora prendiamo, ci stiamo un pochino qua pure per parlare del piccolo museo. Vi voglio fare vedere anche le nuove entrate degli artisti che sono entrati in questi giorni. Grazie per essere venuti. Ciao.